stampa, ci stavo facendo solo la stampa. Stava facendo il Chiapparino, chiede il referendum sulla TAM, ministro. Che cosa, ma io lo farei anche domani mattina, ma non si può fare. Cioè Chiapparino ignora. Io sarei il primo a votare, però non c'è la legge regionale per farlo. Io come ministro dell'interno non posso convocarlo. Se vogliamo fare un referendum consultivo, io sarei d'accordissimo, occorre cambiare la Costituzione. Quindi manderò una copia della Costituzione a Chiapparino, così se la legge. Detto questo, io sarei assolutamente favorevole. È d'accordo anche a votare la fiducia sulla TAV, come chiede Di Maio? A votare? La fiducia sulla TAV. No, cosa vuol dire? Io voglio andare avanti col governo. Chiaro evidente che se c'è un voto parlamentare, la Lega voterà a favore della TAV. Scusi, il presidente della TELT, De Massei, ha detto che la scadenza per la TAV è il 2030, che bisogna tenere duro e rispettare i tempi. D'accordo? Sono d'accordo. Quindi sosterrà pieno questa... Beh, noi siamo a favore della TAV, non è un mistero, cioè, voglio dire, non l'abbiamo mai nascosto. Nel contratto di governo c'è la revisione integrale dell'opera. È un'opera che parte da lontano, che ha dei costi che si possono rivedere, i francesi possono dare di più, l'Europa può dare di più, noi sulla tratta italiana possiamo risparmiare fino a 1 miliardo di euro da reinvestire in altre infrastrutture, però io sono convinto che il tunnel serva e che l'Italia debba essere collegata al resto d'Europa, perché noi abbiamo le Alpi, altri non hanno le Alpi, noi siamo circondati dalle Alpi. Pienamente d'accordo. A proposito di Costituzione, perché a Taranto non sono tutelati i diritti alla salute e all'istruzione e la legge non punisce chi inquina? Stiamo lavorando. Come? Con i ministri competenti, che non è il ministro dell'interno, però stiamo lavorando. Che futuro prevede per Taranto? Io ho sempre sostenuto la possibilità e la compatibilità del lavoro con rispetto dell'ambiente e della salute. Non sono né un ultra da una parte né un ultra dall'altra, non sono per la chiusura delle fabbriche tout court e non sono per la libertà totale di fare, forcare, inquinare. Qualcuno non ha controllato in passato, mi sembra evidente. Mi ha cercato onestamente il sindaco di Taranto come tanti altri sindaci, da ministro è mio dovere rispondere, mi risulta che altri colleghi al governo che ne hanno la competenza stiano facendo tutte le valutazioni del caso. Anche sulla decarbonizzazione ci sarà un'apertura come è scritto nel contratto di governo? No, per carità di Dio, siamo a favore di energie pulite, sono assolutamente a favore di energie pulite, in Sardegna arriva il metano, quando ci sono in ballo decine di migliaia di posti di lavoro bisogna pensare bene a ogni passo. Ministro, se si vince anche in Basilicata i rapporti insieme al governo cambiano? Non cambia assolutamente nulla, come non è cambiato dopo l'Abruzzo e dopo la Sardegna, non cambierà assolutamente nulla e non cambierà nulla neanche dopo le europee e neanche dopo le planetarie e le marziane. Non cambia nulla perché tutto cambi. No, io ho dato una parola e quella parola mantengo, l'ho detto chiaramente stasera. I rapporti di forza dopo le europee saranno diversi. Non chiederò rimpasti, non chiederò ministri, non chiederò sottosegretari, non chiederò nulla, c'è un contratto. Voglio solo che si rispetti il contratto. Come sarà strutturato il partito al centro-sud? Beh, come è strutturato adesso, con delle realtà regionali come ci sono al nord, con dei segretari, dei responsabili, dei consiglieri, degli assessori, così come è sempre stata la Lega. Ministro, sulle autonomie invece non si rischia di spaccare l'Italia? No, l'Italia è spaccata adesso, perché in questo palazzetto era pieno di gente che mi dice che per farsi curare deve prendere l'aereo o il treno e venire al nord. Appunto, questo si rischia di rafforzarlo? No. L'autonomia significa responsabilità di spesa e di gestione sul territorio, perché purtroppo qualcuno, anzi non qualcuno, in tanti che hanno governato al sud, non hanno mai pagato per i loro errori. Però diciamo se si passa al Parlamento c'è più garanzia che l'autonomia non spacchi l'Italia, ecco, lei è d'accordo? No, ma noi stiamo applicando la Costituzione, secondo lei in Costituzione c'è lo spaccare l'Italia? Non penso, non ci sarebbe. Anzi è una modifica portata dal centro-sinistra, quindi noi stiamo applicando un articolo portato dal centro-sinistra, quindi più rispettosi di così si muore. Sì, questo 15 marzo.